c'è bisogno di confermarsi, non solo per il Pescara ma per tutte le squadre che hanno un minimo di ambizione. Il Pescara ha delle ambizioni e quindi è giusto che prosegua su questa strada. Sicuramente questo campionato ha detto che ogni partita è difficilissima. Non ci sono ancora squadre che riescono a tenere la testa della classifica per due partite di seguito e quindi evidentemente è un campionato livellato e dove c'è bisogno sempre della massima concentrazione e del massimo impegno per rimanere in alto. Chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Buonasera a tutto campo, bentrovati. Dunque il Pescara vince con l'ultima partita con la Pro Vercelli, 3 gol, ecco perché abbiamo inserito e la dura legge del gol. Una vittoria netta e convincente questa volta. Ne parleremo con gli ospiti di questa sera, innanzitutto con Walter Nerone e Luigi Mascia che saluto. Buonasera ad entrambi. Buonasera. Allora Walter, questa volta si sono visti il gol, si è visto un po' di gioco zemaniano, insomma una squadra che cresce e questo penso che sia il lato positivo. Ma io di positivo ho visto i 3 punti, ho visto un paio di belle cose, ma onestamente la squadra mi è piaciuta più col Palermo, un bel pezzo della partita col Palermo, mi è piaciuto perfino a Bari nel primo tempo. Primo tempo, il 3-1 ci sta tutto, va preso bene, va considerato un ottimo risultato, soprattutto perché dà qualche certezza in più, dà un po' di morale, però dal punto di vista tecnico è un 3-1 alla Pro Vercelli, che era pure senza Mammarella e Vives. Insomma, come dire, era una squadra già abbastanza malmessa, con i due uomini forse più importanti della rosa, indisponibili. Quindi, come dire, adesso non per voler fare il bastian contrario,
Prendiamo il risultato come un ottimo corroborante, ma ricordiamoci che l'abbiamo fatto con la Pro Vercelli. Le due partite precedenti contro due avversari di un certo livello, anche se a Bari non è andata bene, secondo me avevano dato un'idea più precisa della squadra in quanto a solidità e anche rispetto ai suoi problemi, ai suoi limiti, no? Vediamo un po', adesso Spezia diventa un'ennesima verifica. Spezia la sua fortuna, la sua classifica l'ha costruita quasi tutta in casa, quindi sarà interessante vedere se questo 3-1 ha un seguito. Luigi, è un campionato di Serie B avvincente come tanti altri campionati, ma direi mai come questa volta con una classifica cortissima, almeno fino a questo momento. Il Pescara si trova a 2 punti dalla zona play-off, ma a 4 dalla zona play-out, quindi diciamo che è tutto aperto per tutti. Noi seguiamo campionati di B da tanti anni, perché il Pescara ha disputato qualche campionato di Serie A, ma per il resto, per nostra fortuna, comunque è sempre stato nei piani alti del calcio, e la Serie B è sicuramente un piano alto del calcio. Quindi tanti campionati alle nostre spalle, anche tra quelli che sono stati riformati negli ultimi anni con i play-off, i play-out, ma francamente un campionato come questo, così omogeneo, così livellato, qualcuno direbbe magari anche di livello più basso, non lo so, un campionato così con tante squadre raggruppate in pochi punti, e non ci dimentichiamo che lunedì il Palermo, che sappiamo ha ben altri problemi, non di natura tecnica ma di natura societaria, e forse questo ha influito, il Palermo ha perso l'occasione di piazzare la prima fuga della stagione. Io, per quello che ho visto a Pescara, avrei dato il Palermo come la prima lepre da inseguire in questo campionato. Invece così non è stato, ha preso 3 gol dal Cittadella con una prestazione molto molto deludente. E quindi qualcuno che in questo momento riesce a signoreggiare in questo campionato non c'è. Questa è un'opportunità in più per il Pescara. Pescara che a me personalmente ha convinto nella partita con la Pro Vercelli, forse una delle migliori prestazioni casalinghe. Anche se quello che diceva l'amico Walter è vero, bisogna vedere quanto il Pescara sia riuscito a guarire e diventare finalmente zemaniano, e con la Pro Vercelli era molto zemaniano, visto che ci siamo riempiti la bocca e tutti si riempiono la bocca di questa parola zemaniano, non zemaniano, quanto questo sia potuto avvenire in virtù della sostanziale debolezza o pochezza della Pro Vercelli, che è pur vero però che veniva da 2 o 3 vittorie consecutive, non ricordo, e quindi è arrivata come squadra in palla. Però è vero pure che 2 elementi in una squadra che non ha dei fenomeni, 2 elementi invece che sono al di sopra, no, del livello generale, Mammarella e Vives, insomma, sicuramente hanno indebolito la Pro Vercelli. L'approccio della Pro Vercelli dei piemontesi non è stato dei migliori, però il Pescara ha soddisfatto, come in altre occasioni aveva soddisfatto. Adesso quello che manca è la continuità, su questo forse poi qualcuno che è a fianco a me potrà anche dirci se arriverà, quando arriverà e come arriverà la continuità. Bene, allora, gradito ospite di questa sera è Luca Leone, direttore sportivo del Pescara. Buonasera. Buonasera. Luca, allora, è questo il Pescara che ti aspettavi? Arrivati a questo punto del campionato, un primo bilancio? Ma sicuramente era una squadra da ricostruire, no? All'inizio dell'anno, perché sono andati via tanti giocatori, si viene da una retrocessione che è stata tosta, diciamo, a livello psicologico un po' per tutti. L'annata dell'anno scorso non è stata semplice, non è semplice da digerire, perché avevamo tutti una gran voglia di fare bene e purtroppo sappiamo com'è andata. Quindi ricostruire una squadra anche psicologicamente non era semplice, stiamo cercando di
di far capire un po' a tutti che c'è tanta voglia di rimettere le basi per tornare, per essere ambiziosi, come ha detto il Presidente, perché c'è voglia di tornare dove eravamo l'anno scorso, e nel più breve tempo possibile, ma con una programmazione più forte, con una struttura più forte. Quindi si sta cercando di ricostruire, quindi siamo in un work in progress, no? E quindi possiamo dire che è un momento, un campionato di transizione, oppure non è così? Questo poi lo dirà il campo. Noi quello che ci siamo prefissati di lavorare tanto, e poi il campo ci dirà quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. È normale che il mister, avendo Zeman a Pescara, il lavoro è anche doppio, no? Perché tutti vorrebbero vincere, convincere e vedere un bel gioco, no? Quindi se prendo ad esempio la partita di sabato, no? Dove c'era una squadra che era il Pescara che voleva vincere a tutti i costi, come forse non era importante, però poi tutti ci aspettiamo che il Pescara debba giocare bene, non deve sbagliare nulla, e deve fare 5 gol perché Zema deve fare 5 gol, perché le squadre di Zema a volte non è sempre semplice, perché ci sono gli avversari, perché il calcio è bello anche per quello, no? Non c'è niente di scontato, perché come diceva Mascia, il Palermo che sembrava che dovesse la lepre incontra il Cittadella, e Cittadella che secondo me è la squadra che gioca meglio in questo momento in Serie B, e non puoi dare niente per scontato, perché se fai una partita al di sotto delle tue potenzialità rischi di perdere in casa anche con Cittadella. Quindi è successo anche a noi. Ed è successo all'Empoli. E quindi l'Empoli la settimana prima aveva perso la Pro Vercelli, e noi sembra che abbiamo perso contro una squadra che... Ma secondo me c'è anche il fatto che il Pescara aveva tanta voglia di vincere, perché non c'è andata giù la sconfitta di Bari, e anche col Palermo secondo me abbiamo fatto una buona gara nel secondo tempo. Allora, stiamo attendendo un altro ospite, il Presidente della Camera di Commercio Daniele Becci, che è in arrivo. Intanto vi ricordo, per i vostri messaggi tramite WhatsApp, 388 12 44 688. Oggi in redazione c'è Pierluigi Tarquinio, non c'è Tatiana Conetti, che è a casa convalescente, nulla di grave, la salutiamo e le facciamo un in bocca al lupo, la rivedremo con noi giovedì prossimo. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa. Bene, torniamo in diretta. Allora, questa sera abbiamo Luca Leone, non è che vogliamo stressarlo, ma una domanda credo che te l'abbiano fatta in tanti, oppure non te l'hanno fatta, non lo so, immagino che te l'abbiano fatta. Allora, Zeman ha dichiarato all'inizio del campionato che degli uomini che lui aveva chiesto, in pratica nessuno era arrivato di quelli chiesti, però era comunque soddisfatto della campagna acquisti. Ecco, come giudichi questa frase di Zeman? Secondo te che cosa vuol dire, e perché, se è vero che non sono arrivati gli uomini da lui chiesti, non sono arrivati? No, no, no,
non è affatto vero, non è affatto vero questo. Perché che l'abbia detto è vero, perché l'abbiamo ascoltato tutti, l'ha detto ufficialmente. Di quelli, innanzitutto, prima di parlare di quelli che dovevano arrivare, il problema era chi di capire, il problema era di capire i giocatori che, tra virgolette, dovevamo riuscire a tenere e convincere a tenere, che parlavo dei ragazzi che venivano da retrocessione, quindi i vari Brugma, Benalì, Zampano e via dicendo, cioè quei ragazzi che magari potevano avere un mercato anche in Serie A, che però dovevamo cercare di rimettergli i vestiti della Serie B, no? Perché poi quando c'è una retrocessione, quando magari dei ragazzi giocano in Serie A, poi tornare indietro a volte non è semplice, no? Rimettersi i panni della Serie B. E lì c'era un lavoro anche di cercare di capire se restavano, in che modo restavano, che testa avevano, che ambizioni avevano. Quindi si sta cercando di ricreare un gruppo che possa cementarsi e che possa dare poi la spinta ai tanti giovani che dovevano arrivare, che sono arrivati, per aiutarli poi a fare un campionato, non dico a vincerlo, però a fare un campionato per stare tra le prime. Questo era l'obiettivo principale. Poi quando è aperto il mercato, che le voci girano a volte anche in maniera, diciamo, incontrollata, no? Richieste anche non veritiere, tra virgolette, non è semplice. Noi gli obiettivi che avevamo, quindi è arrivato Ganz, sono arrivati giovani come Capone, come Balzania, come Carraro, come Canutè, poi non sempre si riescono a fare tutte le operazioni che tu vorresti. Penso che magari un nome che magari avevamo fatto tutti, non solo il mister, che era Pessina, non siamo riusciti a prenderlo perché Pessina ha scelto di andare a giocare alla Spezia. Poi altri nomi che sinceramente io non ricordo. Però quindi sono tutti giocatori comunque graditi? Graditi, a Zeman, assolutamente, assolutamente. Buonasera anche a Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio. Daniele, buonasera. Stasera un po' in ritardo, ma insomma. Io chiedo scusa. Allora, gli impegni di lavoro sono tanti e a quest'ora si può parlare anche di sport dopo una giornata di lavoro. Ci rilassiamo un pochino, anche perché il Pescara ci ha fatto un bel regalo, per cui. E io il segnale che leggo di positivo, adesso non ho seguito l'intervento del direttore, ma a me è piaciuto la condizione fisica, sicuramente si è visto un salto di qualità, per cui eravamo tutti in attesa un po' dei 90 minuti dei ragazzi. Io perlomeno da neofita vi dico che secondo me ci mancava, ecco, quella fisicità, quella condizione fisica che caratterizzano un po' le squadre zemaniane. Io sabato ho visto questa corsa continua, questo controllo di palla, ecco, senza titubanze, ottimo segnale, sicuramente ottimo segnale. Però è una squadra giovane, credo che il direttore stesse parlando anche di questo, una squadra giovane, una squadra che sicuramente ha delle ottime individualità che devono, usiamo il termine sbocciare, ma i numeri si vedono. Per cui prendiamo questo segnale come un termine assolutamente positivo e guardiamo a un campionato che secondo me soddisfazioni ce ne darà. Stando con i piedi per terra, credo che la società sia stata abbastanza chiara sul tipo di campionato che ci aspetta. Miriamo sicuramente non a salvarci, io ci tengo a dirlo, anche perché sono ottimista, ma sicuramente guardiamo a una media alta classifica. Dopo tutto quello che arriva, come si dice tecnicamente, grasso che cola. Walter, quando può migliorare questa squadra? Abbiamo detto in precedenza, nelle altre trasmissioni, che ci sono ampi margini di miglioramento, perché tutto dipende da quando questa squadra potrà
Ma io prima, quando ho detto che non mi sono entusiasmato più di tanto su questa vittoria, è proprio perché secondo me i margini di miglioramento ci sono e sono notevoli, anche se non arrivo a dire che possa essere una squadra che può competere per i primi due posti, l'ho detto più volte, salvo stravolgimenti dei valori fra qui e gennaio, è una squadra che può fare i play-off, ma poi magari lì quello è un discorso a parte, ma certamente non vale le prime del campionato. Rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso può crescere molto, e con la Provercelli qualcosa di interessante si è visto. Io ho detto adesso ci vuole un riscontro di fare quelle stesse cose contro un avversario tecnicamente più valido, perché i gol per esempio sono di buona, anzi anche di ottima fattura. Uno è un po' atipico, questo cross, diciamo, con un gioco aereo che non è esattamente la specialità della casa di Zeman, però nella sequenza, nei tempi di gioco eccetera, si è visto in occasione dei gol e anche dei gol mancati per poco, si è visto qualcosa di interessante, che se la squadra acquisisce un po' di certezza, per me una nota interessante è che finalmente il tourbillon degli avvicendamenti sembra arrivato diciamo a capolinea o quasi. Io non considero casuale il fatto che tre settimane con lo stesso centrocampo la squadra comunque ha dato un'idea di maggiore equilibrio, poi che sia il migliore possibile eccetera ne parleremo magari fra un po', però bloccati quei tre là in mezzo, casualmente su un paio, io dall'inizio del campionato su Palazzo e Brugman ci puntavo all'inizio del campionato. Onestamente Carraro per me è una piccola, per ora molto gradita, molto positiva sorpresa, però ecco, bloccato là in mezzo, per Zeman il lavoro si facilita non poco. Quindi sotto questo profilo, secondo me, la sequenza Palermo, Bari, Provercelli è stato ha segnalato una crescita abbastanza vistosa. Una cosa che a me, diciamo, sotto questo profilo incoraggia molto, che non deve entusiasmare più di tanto, perché poi abbiamo visto, insomma, il Palermo in giamba con il Cittadella in casa, l'Empoli con la Provercelli, cioè è un campionato che certe sono verità tutti lì sono. Sì, no, non solo stanno lì, ma proprio sono i valori che ancora non sono consolidati. Non no, due settimane pensi, ok, l'Empoli è partito e si ferma, poi sembrava partito il Palermo e in giamba così. Quindi e può incidere in questo, Luigi, il fatto che il campionato del Pescara, per quanto riguarda il calendario, sia un po' in discesa, cioè almeno sulla carta lo è. Stavo pensando proprio quello, perché alla tua domanda, il Pescara può crescere? Io ho pensato immediatamente che può crescere, considerato che questo è un gruppo giovane, considerato quello che diceva Luca Leone, è un gruppo anche nuovo, sostanzialmente anche i confermati dello scorso anno, alcuni non giocano stabilmente, Zampano e Benali, quindi è un gruppo fortemente rinnovato. Quello che i giovani assolutamente hanno necessità di avere e di metabolizzare sono le conferme, e quindi quello che diceva anche Walter Nerone, cioè la consapevolezza di essere un gruppo che può dire la sua, lo dice la classifica. Anzi, lunedì un quotidiano locale pubblicava la classifica comparata a questa stessa giornata negli anni precedenti, e è chiaro che, senza fare il raffronto col Pescara e di Zeman edizione 2011-2012, se sì, non vado errato, che aveva 29 punti, però questi 20 punti che possono sembrare pochi, poi diventano tanti, e tutto è relativo,
in funzione di questo tipo di campionato, perché quei 20 punti comunque ci fanno stare in una zona importante della classifica, guardandoci sempre dietro, ma importante. Allora, se acquisiscono la consapevolezza, e quindi quello che tu preannunciavi, cioè un campionato che adesso ha un calendario più abbordabile, comunque con delle squadre che fino adesso hanno dimostrato, pur in questa omogeneità, di non essere squadre formidabili, beh, se inizia ad arrivare una serie di risultati, questo darà un grande beneficio psicologico all'ambiente, alla piazza e soprattutto ai ragazzi che vanno in campo. Per cui, se arriva quella continuità che tutti auspichiamo, perché io la trasmissione scorsa ho chiuso dicendo che, lo diceva la classifica, lo scontro con la Pro Vercelli era il primo scontro salvezza, perché il morale determinato dalla classifica, e le classifiche fanno tanto, Zeman diceva sono i giornalisti che non fanno venire gli spettatori in campo, in realtà sono i risultati che trascinano, che danno entusiasmo, e quello stesso entusiasmo che ricevono gli spettatori lo ricevono anche i giocatori. Allora, se si trova quella continuità, il Pescara, e quindi concludo e rispondo alla tua domanda, può sicuramente migliorare ulteriormente, può giocarsela a qualunque livello, perché poi le prime due squadre io in questo momento non le vedo, cioè se diciamo il Pescara non può arrivare nei primi due posti, io non riesco a vedere quelli che possono oggi arrivare nei primi due posti, non li vedo ancora, potrei immaginare il Frosinone, il Palermo, però il campo dice qualcosa di diverso. Bari, oggi, e siamo a oltre un terzo del campionato, Bari, certo. Allora, pubblicità, torneremo tra qualche minuto. 22 e un minuto, torniamo in diretta dagli studi di Rete 8 per questa puntata di A Tutto Campo con Luca Leone, al quale chiedo, allora, dei tanti giocatori che si sono distinti, uno di questi è sicuramente Pettinari, abbiamo visto che cosa ha fatto nell'ultima partita con Vercelli, con la Pro Vercelli. E dall'altra parte c'è sicuramente un gioiello del mercato biancazzurro che è Ganz, che non gioca. E Zeman ha detto più volte ci sarà spazio anche per lui, bisogna che il giocatore e un po' tutti abbiate pazienza. Ma in questo momento tu vedi uno spazio per Ganz? Sicuramente quando ci sarà l'occasione lui si sta preparando per sfruttare il suo momento, come è giusto che sia per un calciatore. Io parto da un presupposto che tutte queste voci che si rincorrono, io vedo un ragazzo che si allena, è un professionista straordinario, sta solo aspettando il suo momento, no? Quindi è normale che da una parte lui è contento, perché poi Pettinari, Stefano è stato anche un suo compagno di squadra al Como, quindi hanno condiviso insieme già un'altra annata, quindi è molto contento per Stefano che sta facendo bene e sa che deve aspettare, come è giusto che sia quando si fa parte di una squadra come il Pescara. I ragazzi sanno che io cerco di dirlo a volte per il mio orgoglio, diciamo anche da Pescara, giocare nel Pescara è un privilegio, far parte di una squadra come il Pescara oggi in Serie B è un grande privilegio, e loro, questi ragazzi, lo sanno, è giusto che ci sia una concorrenza di alto livello, perché la concorrenza di alto livello fa sì che anche la qualità degli allenamenti è sempre alto, perché i ragazzi tutti vogliono indossare la maglia del Pescara, degli 11 titolari, e scendere all'Adriatico, perché giocare nel Pescara oggi è una cosa importante, non è una piazza importante che ha ambizioni, quindi i ragazzi questo lo sanno e lavorano per questo. Questo non c'è dubbio, ma smentisci qualche voce che vorrebbe a gennaio Ganz andare a giocare da qualche altra parte? Ma Ganz, come tanti altri giocatori del Pescara, sono giocatori, cioè potrebbe accadere, non lo vogliono, escludi, che oppure vorrebbero tante squadre, ma tra il dire e il fare poi c'è di mezzo il mare, no? Ganz oggi è un giocatore Pescara, il Pescara ha fatto un investimento importante quest'estate, lui è contento di far parte di questa società, di questa squadra, quindi
io sicuramente non è felicissimo, perché è normale che ma io volevo sapere l'ottica della società, cioè un giocatore che sicuramente è costato molto, un giocatore che è sicuramente forte, non gioca, è un peccato farlo rimanere, diciamo, ai margini della squadra, perché di fatto se Pettinari continua così, Ganz non farà la partita. Sì, ho capito, Serie B sono 42 partite, io penso che ci vogliono dei giocatori. Io penso che nel campionato di Serie B tutti alla fine riusciranno a fare quelle 25-26 partite, no? Perché è normale, poi 42 non le fa nessuno. Ma lo dicevate voi, no? A volte una squadra basta che manca uno o due giocatori e si indebolisce. Il campionato di Serie B è difficile e nessuno riesce in questo momento ad avere quella continuità di risultati, perché nel momento in cui manca qualche giocatore, l'equilibrio della squadra, se i giocatori che li sostituiscono non sono dello stesso livello, vediamo che ci sono dei risultati eclatanti a volte, no? Ma non sono eclatanti per chi conosce il campionato di Serie B, perché la più grande difficoltà per mantenere una continuità nel campionato di Serie B e avere dei giocatori allo stesso livello quando ci sono turnover, quando sono turni infrasettimanali, quando vanno via ragazzi per la nazionale. Cioè, c'è tutta una serie di problematiche che nell'arco di un'annata nel campionato di Serie B si vengono a creare e tu devi essere pronto a sostituirli. È stato molto chiaro, Luca Leone. Allora vediamo alcuni messaggi da casa, cosa ne pensano gli sportivi. Allora, buonasera a voi, ci è voluto più tempo e pazienza rispetto all'altra volta, ma ormai il gomitolo si sta districandosi. Ancora qualche settimana e un paio di correzioni a gennaio e avremo una nuova via per Zeemanlandia, Forza Delfino, Remo Piersante. Poi parleremo anche di questo paio di correzioni di cui parla Piersante e chiederemo a Luca Leone. Un saluto a tutti gli ospiti da Antonella, una buona prestazione del Pescara, mi auguro che stia cambiando davvero qualcosa, ma non credo, come ha affermato lui, che la poca affluenza allo stadio sia colpa dei giornalisti, ma semmai della personalità della squadra, che ancora non è spiccata. Per ciò che riguarda il momento di Ganz, che come dice lui dovrà arrivare, ci credo poco, a gennaio andrà via. Molto bravo Crescenzi, speriamo riesca ad avere continuità. Penso Antonella abbia le idee chiare, vedremo se sarà così. Walter, la Provercelli ha battuto Bari, Empoli e Cesena, le nostre vittorie non valgono mai? Boh. Forza Pescara sempre, non sappiamo chi è, ma comunque Walter. Beh, io mica ho detto che non valgono mai, ho detto semplicemente che la Provercelli era una delle squadre al netto diciamo, la classifica, i punti, guardando i punti, è vero che aveva fatto due bei risultati prima di venire qua, però è venuto senza due uomini più importanti e quindi, come dire, non erano spauracchio. Io non ho disprezzato la vittoria, ho detto che ci servono le ultime cinque partite, tanto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le ultime cinque partite in casa, il Pescara ne ha perse tre. Le ultime cinque ne ha perse tre, di quelle in casa ne ha perse due e ne ha vinte due, con Entella e Provercelli. Con l'Avellino. E verificare le classifiche della Provercelli, abbiamo perso 3-0 con il Brescia, sì. E abbiamo perso, e il Pescara ha perso, perché quando vinciamo, il signor Zeman non dicevi mica che vincono i giornalisti. C'è la sconfitta, ce l'hai con Zeman? No, non è che ce l'ho con Zeman, ce l'ho con Zeman che dice che c'è poca gente allo stadio per colpa della stampa, che mette in mostra le difficoltà. Se nelle ultime cinque ne perdi tre, la stampa cosa deve mettere in mostra? Sì, vabbè, fermo restante che io, quando no ma per carità, no, io per una volta posso essere polemico con Zeman. Quella frase non è da Zeman,
Quelle battute su altrove, altri giornali sostengono le squadre di casa. Certo, tutto sport con la Juventus negli ultimi 6 anni, 7 anni ha avuto poche occasioni di dire ci sono problemi, no? Proviamo a vedere cosa hanno scritto, che ne so io, a Verona piuttosto che da qualche altra parte. Certo, l'Eco di Bergamo, tutto sport, ma già la Gazzetta con le milanesi degli ultimi anni qualche molto difficoltà critico. L'hanno letta, no? Allora Zeman, che tra l'altro io lo so, lui vola un po' più alto di sti piccinerie, che dopo una vittoria si viene a togliersi a Solire, c'era poca gente, il collega gli ha fatto una domanda giustissima: purtroppo c'è stato un record negativo di presenze. Non è che ha detto, mister, per colpa tua abbiamo il record negativo. Lui dice, la stampa non collabora. Allora, non è da Zeman, e comunque, se ciò fosse vero, io mi iscrivo subito. Appena vinciamo una partita, mi siedo a tavola anch'io, caro direttore, e cominciamo a parlare dei primi partiti e di tutto il resto. Ma io sì. Penso che lui si riferisca più al fatto che questo tantam giornalistico, che questa squadra non sembra squadra di Zema, questa squadra non gioca come Zeman, perché cioè questa cosa, io penso che questi ragazzi insieme al mister stanno facendo un lavoro, io li vedo allenare tutti i giorni, è veramente è un piacere vederli, no? Quindi, come dicevo prima, ne sono tanti. Non è semplice, perché tu quando hai 27, 28, 29 giocatori, secondo me quasi tutti allo stesso livello, e vederli allenare sempre con grande intensità, e tutti che cercano di poter fare il massimo per poter scendere in campo. E poi ecco, ci vuole del tempo poi anche assimilare un po' tutti, qualche giocatore ha fatto fatica ad assimilare alcuni schemi, non è poi così semplice, come dicevo prima, vincere, convincere, stravincere, e quindi anche lui in cuor suo magari quella vorrebbe anche un aiuto, che si ricreasse anche un clima di entusiasmo, che poi, come diciamo sempre ragazzi, no, poi dipende un po' da tutti quanti, no? Andare in campo e cercare di dare il massimo per cercare di riportare tanta gente allo stadio, perché sappiamo tutti cosa vuol dire il pubblico di Pescara, che ha dimostrato nella sua storia, non è che voglio fare il ruffiano, però insomma il pubblico di Pescara ha dimostrato tante volte che può essere veramente l'uomo in più, il valore aggiunto, e noi tutti i ragazzi vedono le foto della storia del Pescara, vedono quello che è successo negli altri anni e vorrebbero che quello stadio fosse pieno, ma infatti e questo è un po' quello che in cuor nostro stiamo cercando di, poi ma è difficile. Il paradosso è, per esempio, in questa trasmissione la settimana scorsa io la leggo come una richiesta d'aiuto dal mister, no, ma magari è una richiesta d'aiuto fatta in questi termini, sì, io no, ma anche. Io però ecco, voglio dire, la settimana scorsa qualcuno ci rinfacciava di non fare le domande difficili al presidente, no, perché non lo mettiamo in difficoltà su alcuni argomenti, campagna acquisto, qualcun altro vorrebbe sempre un altro presidente dopo le sconfitte, ma cioè ci sta, questo è il calcio, questo è il tifo, qualche volta esagerato in un senso, qualche volta esasperato in un altro. Quello che a me personalmente ha sorpreso molto è che un atteggiamento, diciamo, di una polemica un po' pretestuosa sia venuto da un uomo che normalmente non le fa. Cioè io sono il primo a dire che nella storia di Zeman certe polemicucce strumentali, qualche polemicuccia con una certa Juventus mi pare che sia durata qualche annuncio. No, mi riferisco a questa polemicuccia, Zeman magari ti parla delle farmacie piuttosto che di altre cose, ma quando ne ha parlato aveva, come dire, non sacchi, vagoni di argomenti aveva per parlarne, e si è visto poi cosa ci stava dietro. Queste polemicucce invece Zeman normalmente ne le fa.
è anche umanamente comprensibile. Amici, devo capitare, dire che non ho mai visto Walter così sul pezzo. Ma no, perché io sono, no, allora intanto precisiamo la categoria, precisiamo una cosa, che ho anche dopo ultimamente poi ho toccato, ho anche qualche è ruolo sensibile nella, alle critiche. Ho anche qualche ruolo nella categoria e ci terrei a non a difendere, perché c'è poco da difendere, sì, i colleghi stavano facendo il loro lavoro, ma ci terrei a sottolineare appunto che la divisione dei ruoli giova a tutti, giova a tutti, se uno fa le domande e l'altro dà le risposte, punto. Non facciamo che... Cioè, però io non vengo Zeman a ha visto che forse tu fai le formazioni. Allora. Io faccio le formazioni, mi diverto, però io le faccio il giovedì. Quella che gioca poi se fa il sabato e la fa lui. Se mi chiama qualche sabato vado volentieri, ma dubito che avverrà, come ci deve consentire di, diciamo, il giovedì o anche dopo la partita, il vantaggio nostro sostanzialmente è questo, o dopo la partita di continuare a dire la nostra anche quando... Magari non la centriamo tutto, perché non sai qualche metro. Credo che l'argomento l'abbia centrato il direttore, perché è chiaro, Zeman è uomo disposto a benissimo. Lì ci sono tre risultati negativi che vengono fuori. È chiaro, fai una partita che a me fondamentalmente è piaciuto il Pescara di sabato. Bel gioco, bella condizione fisica. È chiaro che Zeman sa benissimo che se quella classifica tira su un pochino il Pescara, il pubblico pescarese ha delle formule ormai collaudate. Più, 2 punti in più, 2.000 persone in più allo diceva stadio, prima il direttore Leone, dice chi viene a Pescara, in Serie B Pescara è una piazza importante, adesso i nomi, c'è un certo Torreira che mi pare domenica, è un ragazzino che mi pare che sia venuto fuori 2-3 anni fa da qui, quindi e c'era un altro certo Caprari che è entrato, un certo Verre, alla fine insomma noi nel panorama nazionale qualche nome l'abbiamo tirato fuori e senza via dicendo, è chiaro che nel momento in cui ti abitui bene lo spettacolo a un certo spettacolo, è chiaro che ti aspetti anche quel tipo di spettacolo. Nel momento in cui c'è qualche risultato negativo è abbastanza fisiologico. Sì, ma poi da Zeman la gente si aspetta, come dire, 5-3. No, prima sentivo parlare di Ganz che non gioca. C'è quel ragazzo Cutrone, com'è che si chiama? Quello del Milan, in panchina c'è come si chiama il bello del Milan e l'altro centravanti della Fiorentina, che in due valgono 65 milioni. Stavano in panchina le prime partite e giocava un ragazzo di 20 anni. È chiaro che oggi il campo è quello che parla, ci vogliono i risultati. Se quello la butta dentro, le chiacchiere, perdonatemi, stanno a zero, stanno. Allora, vediamo qualche altro messaggio, vediamo cosa ne pensano da casa i telespettatori. Buonasera, Crescenzi non è utile a Pescara, a gennaio bisogna vendere. È stato il migliore. Credo che un grande in bocca al lupo a Mister Otto per la sua nuova avventura, in effetti ecco, bravo, ce ne siamo, facciamo tutti un bocca al lupo a Massimo Otto perché possa fare bene in Serie A poi con l'Udinese. Buonasera, vorrei notizie per il nuovo stadio. Queste notizie probabilmente le avremo, ne abbiamo già parlato diciamo per un paio di settimane, una volta in modo approfondito, probabilmente ne parleremo la prossima settimana, esatto, perché c'è un incontro importante, verrà Porto presentato Marina di Pescara. Esatto, verrà presentato il nuovo stadio a casa del esatto, presidente alle ore 17 di esatto, giovedì prossimo, giovedì un giorno poi diremo perché. Molto importante. Altri messaggi. Per il direttore Leone, quali sono le reali intenzioni della società riguardo al discorso Ganz? Questo abbiamo un po' fatto. Al di là della volontà del calciatore, c'è la possibilità di tenerlo e quindi di vederlo finalmente in campo? Alessandro, la domanda l'avevamo già fatto, più o meno ha risposto. Non so se devi aggiungere qualcos'altro, Luca, oppure... No, penso che... Hai detto tu. Oggi ti ho detto prima. Buonasera, visto che Walter Nerone non è ancora molto convinto dell'opera di Zeman quest'anno, gli vorrei chiedere quanti punti secondo lui avrebbe il Pescara con un altro allenatore. Secondo me meno di 10, sbaglio? Complimenti per la trasmissione, Robert. Un altro allenatore avrebbe fatto meno di 10 punti con questa dipende squadra? Dipende allenatore, può darsi pure che ne avevamo 8 di più, potevamo averne 4. Cioè, è chiaro che arriva un allenatore, decide, faccio per dire, no, che Ganz è titolare e Pettinari lo manda con la primavera,
Ganz li fa i 10 gol di Pettinari? Non lo so, ce l'hai la controprova? Io no, io giudico quello che avviene. Quello che non è avvenuto, che poteva avvenire, sì, ne possiamo parlare. Calcio impossibile, qua. E poi bisogna vedere quale allenatore. Io per un mese e mezzo ho sostenuto una tesi, cioè che il centrocampo che via via ma mister girava, se era buono davanti non era buono dietro. Per me uno dei distinguo era Brugman o l'alternativa a Brugman, trovare un regista buono. Avevo un'idea su Palazzi, che poi è entrato e non è uscito più, è venuto fuori casualmente, no? O per scelta, come dire, programmata, non mi interessa, io guardo quello che succede, è venuto fuori Carraro che ha messo un po' a posto le cose e la cosa sta funzionando. Si poteva fare prima, adesso verrebbe facile da dire perché non l'abbiamo fatto prima. Poi in realtà Palazzi ha avuto un problemino fisico all'inizio della stagione, quindi non è stato subito pronto. Ci sono sempre delle... No, ma poi c'è da dire che se ci fosse stato un altro allenatore probabilmente non sarebbe stata questa la squadra. Cioè questa squadra è stata costruita così, in funzione di quello che notoriamente tutto, il progetto di un allenatore come Zeman. È difficile che quindi, su una piazza come Pescara viene un allenatore che ti prende una covata di ragazzini. Cioè due, tre senatori affidabili in più nell'organico. Quindi dire un altro allenatore quanti punti avrebbe fatto con questa squadra è una domanda un pochino Altri messaggi, un altro paio di messaggi, poi ci sarà la pubblicità. Allora, buonasera, è un piacere vedere tra gli ospiti sempre di altissimo livello Luca Leone, che è stato, prima ancora che un dirigente sportivo, un grande calciatore. Speriamo di rivederlo spesso in trasmissione, avevo capito in campo. Insomma, speriamo anche che il nostro sindaco Alvore Mascia scenda di nuovo in campo. No, Mascia dai, Pescara ti aspetta. Insomma, tutti in campo qui. Anche se sono campi diversi, insomma. Cioè, il suo elettore sicuramente. Sicuramente Becci un mio elettore, non è nota la cosa. Allora, vai a avere troppe certezze nella vita. Allora Luca, rimpiangi i momenti da calciatore? Sì, molto. Molto. Sono molto. Due mondi diversi. Meno stressante. No, no, perché quando c'è l'emozione, l'emozione di una partita di calcio è indescrivibile. È normale. Manca tanto, sì. Altro messaggio, poi andiamo in pubblicità, mi dicono che c'è prima la pubblicità, allora qualche minuto e poi torneremo in diretta. 22 e 26 minuti, di nuovo in diretta per continuare la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di tanti gioielli biancazzurri, in primis Pettinari, ce n'è un altro che naturalmente sta facendo bene, però è ancora giovane e ha molto davanti a sé, ed è Del Sole. Ascoltiamolo in questa intervista. Sì, ogni partita vogliamo dare sempre soddisfazioni alla città per fare bene, per prendere continuità, ma qui siamo tutti utili, nessuno indispensabile. Una volta gioco io, una volta gioco un altro, l'importante è che uno pensa ad allenarsi, migliorare giorno dopo giorno. Sono un ragazzo, ci sta che si sbaglia, ma faremo in modo di non ripeterlo. È inutile parlare sempre delle solite cose, già l'ho detto, è un sogno di tutti i bambini essere allenato da un allenatore come il mister Zeman. Ho questa fortuna e voglio sfruttarla nei migliori dei modi, anche se il mister ha tanta fiducia in me, spero di ripagarla più presto possibile. Ma secondo me sì, la squadra è forte, ci vuole solo, come avete detto, continuità. E secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Bene, allora Luca, pregi e difetti di questo ragazzo. I difetti non te li dirà mai, i pregi ce li racconta tu. No, ma Nando è un ragazzo che quest'anno sta crescendo tanto e diciamo che dall'anno scorso in primavera era un ragazzo che si vedeva che aveva delle qualità, ha fatto mi sembra 15 o 16 gol, ha questo tiro, questa imprevedibilità quando arriva al limite dell'area, c'ha fiuto pure per il gol, ecco, deve ancora crescere, deve ancora fare ancora tanti margini di miglioramento, perché
deve migliorare nella fase difensiva, nel fare tutte e due le fasi, e sicuramente sono convinto che si applica ancora di più, potrà avere una bella carriera davanti. Ad Ortona si è visto un Pescara di seconde linee, cioè di giocatori che fino adesso hanno giocato molto poco, che però ha divertito veramente molto. Ecco, questo significa che il Pescara sostanzialmente ha due squadre di livello, insomma, adatte a fare la B, insomma, da questo punto di vista. Ma te l'ho detto prima. Anche se Zeman dice la rosa è comunque troppo... Siamo tanti, ripeto... Vedere gli allenamenti a volte è un piacere, no? Perché tu veramente quando anche fanno le partite 11 contro 11, tu vedi due squadre, un'intensità alta e un livello di competizione molto alto. E questa è una cosa positiva, no? Perché tiene sempre il livello dell'allenamento molto alto, quindi e tutti danno il massimo per voler scendere in campo. Questa è una cosa positiva secondo me. Poi è normale che qualche faccia scontenta a volte, no? Quando non gioca, ma questo poi fa parte del calcio. Non è importante che il giorno dopo torni in campo e dimostri che vuoi fare ancora di più perché ci vuoi essere. Il calcio è questo. E per fare il calciatore sai che a volte devi aspettare il tuo momento. E quando arriva ti devi far trovare pronto perché poi il treno passa, poi non bisogna prenderlo. Allora vediamo un attimino, visto che la prossima partita sarà in Liguria, anzi le prossime due partite, perché c'è anche la Coppa Italia con la Sampdoria, saranno in Liguria e sabato il Pescara giocherà alle 15 contro lo Spezia. Vediamo qual è l'attesa alla Spezia, colleghiamoci con Gianluca Tinfena. A te Gianluca. Alla Spezia sale l'attesa per la sfida di sabato allo Stadio Picco contro il Pescara. Spezia reduce da 4 pareggi consecutivi, l'ultimo a Brescia contro le Rondinelle, grazie alla rimonta di Ammari sul gol del bresciano Caracciolo. Insomma, una Spezia che in classifica è in una posizione non di certo tranquilla, ma che nelle ultime gare ha portato avanti risultati importanti e progressi. Vedi i due pareggi contro Empoli e Frosinone, che sono naturalmente tra le favoritissime di questo campionato per il ritorno in Serie A. In vista della sfida di sabato con il Pescara continuano a essere indisponibili i due portieri Di Gennaro e Bassi, per questo lo Spezia una settimana e mezzo fa ha tesserato Manfredini, reduce dall'esperienza di Modena, e sarà lui il titolare tra i pali. In difesa mancherà ancora Capitan Terzi, mentre a centrocampo da segnalare l'assenza forzata dal punto di vista di Giorgi per guai muscolari. Ipotizzando una probabile formazione, in porta ci sarà 100% Manfredini, difesa obbligata da destra a sinistra con De Col, Gianni, Capelli e Lopez, centrocampo a tre con Bolzoni, l'ex Palermo e Novara in cabina di regia, vicino a lui l'enfant prodige Pessina, scuola Atalanta, e quindi sarà ballottaggio tra Maggiore e Vignali, due dei talenti di Casa Spezia. Vignali reduce da una prova opaca con il Brescia, Maggiore potrebbe spuntarla per questo motivo. Quindi Mastinu nel ruolo di trequartista, davanti sicuro del posto Granoce, mentre ci sarà ballottaggio tra Gilardino e Marilungo. Entrambi non sono al meglio della forma, si sono allenati a parte per qualche giorno questa settimana, le riserve saranno sciolte solamente alla vigilia del match con il Pescara. Pescara che tornerà allo Stadio Picco sempre con Zeman in panchina, quel Zeman che in Serie B ai tempi del Pescara dei grandi Verratti, Immobile e Insigne era già stato allo Stadio Picco. C'è tanta attesa soprattutto per uno Spezia che deve tornare alla vittoria dopo, come l'ho già ricordato, 4 pareggi consecutivi. A voi la linea e un saluto a tutti i telespettatori di A Tutto Campo. Grazie Gianluca. Insomma, Zeman è sempre sulla bocca di tutti, oh. Non c'è una volta che facciamo un collegamento e dall'altra parte non ci parlino di Zeman.
Walter. Ma sì, oddio, è uno che può piacere o non può piacere, ma nel calcio qualcosa ha detto e soprattutto fatto nel corso degli anni. Qualcuno non lo digerisce ancora, e qualcun altro fa notare che alla fine non è che abbia vinto tantissimo, però molte sue non vittorie hanno riempito gli occhi dei tifosi e non solo dei tifosi, quasi nella stessa misura delle vittorie. Poi è vero che ci sono i momenti in cui non gira tutto benissimo, per cui può succedere, come è capitato adesso, insomma, che hai un momento in cui gli entusiasmi non sono al massimo. Che da fuori certe cose si vedono e si vivono meglio. Il collega ha ricordato la formazione di allora, no? Insigne, Verratti e Immobile. In quell'autunno lì nessuno aveva ancora metabolizzato, no? 5 anni fa, chi fossero. In questi tempi nessuno aveva ancora in mente Insigne, Verratti e Immobile. Sì, vabbè, sono ragazzi, mo vediamo cosa faranno, insomma. E se sono diventati quelli che sono diventati, magari un po' qualche merito di Zeman ci sarà pure. Sì. Allora, altri messaggi se ci sono, prima di parlare in modo più approfondito di questa partita. Allora, buonasera ai presenti. Come mai c'è timidezza a gioire con la curva dopo un gol? Vedi Pettinari, Mario. Perché Pettinari si sentiva un po' messo in discussione dal banalissimo fatto che era qualche settimana che non segnava. Qualcosa del genere capita pure a Higuain. Negli anni scorsi alla Roma hanno bruciato 3-4 centravanti perché non facevano gol, e dopo 2-3 settimane puntualmente finivano sulla graticola delle polemiche. Il calcio è fatto così: se sei un centravanti e non segni, è destino che magari qualche momento difficile lo vivi. A Pettinari si è rifatto nell'unico modo in cui poteva rifarsi, segnato. Ancora. Buonasera, purtroppo questa società ha tolto tutto l'entusiasmo che ha sempre contraddistinto la nostra tifoseria, perché se andiamo in Serie A facciamo figure a dir poco ridicole, e quindi disputare un campionato di B senza motivazione toglie tutta la voglia di combattere per un qualcosa. Mettiamoci pure che la squadra prima di Provercelli aveva vinto solo 2 volte in casa e non esprimeva un gioco zemaniano, la tifoseria sparisce. Ha fatto una disamina, allora, chiudiamo bottega. Però il calcio è questo, ci sono momenti di gioia e momenti di tifoso, che questa società che ci ha portato 2 volte in Serie A, insomma. E certo, quindi per questo bisogna dire comunque grazie. Perché non è che quelli che ci sono andati primi ci sono rimasti a lungo. Beh, no, ma c'è poi una sola eccezione, che è la prima volta. Sicuramente abbiamo fatto 2 brutte retrocessioni, nessuno le nega, così parliamo male anche di Sebastiani, ma vorrei ricordare a questo tifoso che e mi pare che Sebastiani sia l'unico presidente che ci ha portato 2 volte su. Adesso cerchiamo di essere un po' equilibrati, insomma, perché detto questa società in questo modo sembra un modo un po' dispregiativo, mi sembra un po' esagerato. La contestazione è bella, ci sta, il tifoso paga, è libero di dire quello che vuole, però insomma occorre anche un pochino di equilibrio. Ma no, ma poi è disfattista proprio nei confronti del Pescara, cioè cosa dovremmo fare? La società è questa. Ma il calcio è questo, insomma, può accadere tutto e contrario di tutto. Bottega. Ancora da casa. Buonasera a tutti gli ospiti, un saluto all'amico Luigi Arbore. Volevo chiedere a Luca Leone come sta Cocco e se lui pensa che questo giocatore possa essere preso in considerazione dal mister. Grazie. Sicuro. Gianni Micozzi. Beh, questa è una domanda non di poco conto. Certo, sicuramente Cocco si sta allenando con la squadra, molto probabilmente prossimamente gli faremo fare qualche partita con la primavera per mettere un po' di minuti nelle gambe, ma è sicuramente un giocatore che è sotto attenzione del mister e vorremmo recuperarlo. Infatti si è parlato negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, di un eventuale impiego, ma ancora presto, diciamo, dal punto di vista della sua condizione fisica. Sì, no, ancora presto, e ripeto, come ho detto prima,
nelle prossime settimane, in base alle sue condizioni, diciamo, ha fatto un tempo ieri con la primavera amichevole con San Nicolò, è andato abbastanza bene. Pensiamo di fargli fare qualche partita con la primavera sicuramente. Ancora messaggi? Complimenti a tutti gli ospiti, ma manca il grande Mimmo Di Michele che ha dato il cuore e l'anima al Pescara. Parlate anche degli ex giocatori. Complimenti per la trasmissione, finalmente una trasmissione seria. Grazie, grazie dei complimenti. Dunque, per il momento non abbiamo messaggi, sono le 22:39 minuti, pubblicità, e poi torneremo per l'ultimo giro con i nostri ospiti. Di nuovo in diretta dagli studi di Rete 8 per questo finale di trasmissione. Allora, Daniele, abbiamo detto che ora il Pescara ha due partite ravvicinate, una riguarda il campionato, l'altra forse meno importante, possiamo dire così, con la Sampdoria, perché di Coppa Italia in questo momento conta molto di più il campionato. Ecco, come vedi l'incontro di La Spezia? Lì c'è quel ragazzo che doveva venire a Pescara che ha scelto di andare alla Spezia. Pessina. Ah, Pessina. Non so se gioca. Gioca, sì, gioca. Giocherà. Diciamo che noi dobbiamo continuare a dare segnali positivi. Io il campionato di quest'anno lo guardo in questi termini, con una squadra che deve alzare il livello di qualità, il livello di tenuta fisica. Dopodiché ribadisco, i conti si fanno sempre dopo il Natale, a febbraio, lì, febbraio-marzo, vediamo dove saremo. Quest'anno la società ha dichiarato sicuramente che è un anno di transizione, guardando sempre in avanti. Faccio notare che per esempio sabato mi è piaciuto molto quel ragazzo, Capone, com'è che si chiama? Mi è piaciuto molto, si è mosso molto bene. Quindi sono segnali positivi. La lettura in questo momento della squadra va fatta leggendo i segnali. È una squadra, è un cantiere in costruzione, un cantiere che con i giovani, signori, bisogna avere pazienza perché i frutti verranno fuori un po' alla volta. Dopodiché bisogna crederci, come sempre. C'è una grande competitività, perché guardate anche i segnali. Avere Benali e Zampano in panchina non mi sembra, insomma, un segnale negativo, non mi sembra che ci si stia affrontando il campionato senza ambizioni, come dice qualcuno. Sono ambizioni più contenute, giustamente, aspettiamo l'esplosione dei giovani, guardiamo soprattutto a quello che potrà essere lo sviluppo, la società sta investendo. Si è chiuso il discorso del Poggio, credo ormai sia quasi definitivo. Diciamo. Fra una settimana probabilmente. C'è un discorso dello stadio che, anche se ogni tanto si sente riparlare di Spoltore, ma si guarda al prodotto calcio nella nostra città con un grande futuro. È chiaro che poi bisogna passare dagli atti, bisogna passare ai fatti. Però, insomma, io ho fiducia, così come se guardiamo i pro e i contro di questi anni, a Pescara sono passati forse i migliori giocatori, la migliore covata di giovani, da Insigne a Immobile, a Verratti, a Torrera, a Caprari, insomma, quel Cristante che qui è stato tanto contestato oggi, tutto sommato, se avevamo la pazienza forse di aspettare, sarebbe esploso anche qui da noi. Ma è una società che si è data ormai un'immagine ben precisa, un'immagine di puntare su giovani di qualità, e i giovani di qualità facciano anche notare che costano, i giovani, non è che i giovani vengono qui a passare le vacanze. Comunque, siamo ottimisti, dobbiamo esserlo e ti fare Pescara. È un pubblico che sappiamo tutti non ha mai mezzi termini. Allora, Walter, vediamo un attimo, abbiamo ascoltato dal collega la formazione della squadra Ligure, vediamo invece quella del Pescara preparata
da Walter Nerone, che poi probabilmente sarà la stessa di Zeman. Stavolta Zeman fa come dico io, però. Allora, vediamo se la regia la può mandare in onda e se tu ce la puoi illustrare. Già domenica ha fatto come dicevo io e lo farà, secondo me lo fa, perché ci sono tutti i presupposti per confermare l'11. Squadra che vince non si tocca, no? Normalmente Zeman faceva anche un ragionamento, diciamo, ulteriore: squadra che mi soddisfa non la tocco pure se non vince, e quindi non vedo perché adesso che ha pure vinto lo dovrebbe cambiare. Certo, lui ci ha, diciamo, in questa prima fase di campionato ci ha abituato, specie con gli esterni, con l'esterno destro difensivo, qualche volta ci ha fatto delle mosse a sorpresa, ma credo di non sbagliare molto pensando che Crescenzi e Mazzotta ultimamente lo hanno soddisfatto molto. Il centrocampo, fino a prova contraria, è il migliore possibile al momento. E lì davanti questi Mazzotta sono... se non sbaglio, Walter è uno che ha giocato quasi sempre. Sempre. Non quasi. Mazzotta sempre. È l'unico che le ha fatte tutte. Esatto. E lì davanti questi sono i suoi tre favoriti. Si era capito da un po', però solo nelle ultime 2-3 settimane è riuscito a metterli insieme. Poi Capone ha avuto pure l'intermezzo con la nazionale che lo ha tenuto fuori un po'. Io dico che dei tre, per esempio la settimana scorsa Mancuso per alcuni momenti della gara non ha entusiasmato. Probabilmente dei tre Capone è quello che ha addirittura più margini di miglioramento, perché proprio lo si vede che è ragazzo, cresce, no? Di partita ancora, in partita. Però è uno che in ogni partita, in ogni momento ti può inventare il colpo. A me dispiace che questo lavoro esclude uno come Benali, che in Serie B dovrebbe essere titolare dappertutto, potrebbe essere titolare dappertutto e forse anche in qualche partita di Serie A. Comunque, insomma, quella è la base per crescere, come dicevamo all'inizio del campionato. Per adesso, diciamo, prendiamo per buono quello che è stato fatto, ma con quell'11 secondo me si può crescere. E la Spezia, attenzione, che in casa non scherza. Un risultato positivo alla Spezia potrebbe essere davvero un bel viatico per il finale del girone. Ecco, non per tornare sulle polemiche, ma c'è un messaggio che abbiamo appena letto, che prego la regia di rimandare. Non si tratta di essere disfattisti ma realistici, con una società che ha commesso numerosi giganteschi errori, perché è presuntuosa e non so cos'altro. Per menzionare uno solo, ha avuto il coraggio di mandare via uno come Repetto, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, con un tecnico che potrebbe anche andare in pensione, come ha fatto il grande Galeone quando ha deciso di smettere di allenare. Ecco, vedo molta polemica in questo messaggio. È lo stesso spettatore di prima che aveva più o meno inviato un messaggio di questo tenore qui, che ha voluto puntualizzare il suo punto di vista, però è un punto di vista legittimo. In Spagna, quando presero Del Bosque in nazionale, pure qualcuno lì diceva: ma questo non è pronto per la pensione. Ha fatto un mondiale, un europeo, una cosa, e poi ha detto: me ne vado in pensione. Cioè, nel calcio ci stanno un sacco di allenatori che a 45 anni, oltre che pensione, e qualcun altro che invece a 70 perché si dovrebbe fermare? Se c'hai le idee, se c'hai la voglia, e c'è una società che ti dà fiducia, gli allenatori, per me l'età della pensione allenatore lo consideriamo quando le cose non vanno bene, ma quando, diciamo, non è una questione anagrafica, anche perché nella storia ci sono stati allenatori ultra settantenni che hanno fatto cose molto interessanti. Luigi, Spezia Pescara, con un Pescara che per assurdo va meglio fuori casa. Guarda, noi ogni volta che dobbiamo fare un pronostico sulla partita, diciamo che è una partita difficile. Allora, le partite facili non esistono, però sinceramente lo Spezia, che fa valere sicuramente il fattore campo, però è una squadra che, se il Pescara è stato profondamente rinnovato, lo Spezia è stato rifondato completamente. 9 gol fatti, 5 subiti in casa. Allora, al di là dell'ex Gilardino di Granoce, che è un esperto della categoria, se guardiamo la formazione dello Spezia, insomma, non dovremmo avere timore di andare lì. Poi lo stadio
è particolare, lo Spezia ha capitalizzato le partite in casa nel migliore dei modi, però è una partita alla nostra portata, è una di quelle partite che Pescara si può giocare. Io mi aspetto l'esplosione di Mancuso, su cui ho confidato molto sin dall'inizio della stagione. Oggi Mancuso poi ha avuto un infortunio, oggi Mancuso è recuperato, e siccome ho sempre pensato che nelle squadre di Zeman, e lo dicono i numeri, ci sono almeno tre attaccanti che vanno in doppia cifra, ormai Pettinari lo è già, Capone si avvia a farlo, se questo è il tridente titolare mi aspetto che finalmente arrivi qualche gol da Mancuso, e penso che la partita con lo Spezia possa essere l'occasione giusta, quindi sono fiducioso, credo che Pescara finalmente si sia scrollato di dosso le difficoltà che aveva e che possa dare la continuità che tutti ci aspettiamo a questo campionato. Luca Leone, come vede questa partita? Anch'io mi aspetto continuità, perché comunque sia la continuità della partita con la Pro Vercelli, sia a livello fisico che di gioco, ecco, quindi normale che se questa squadra riesce a giocare, come mantenere quella qualità di gioco che ha avuto con la Pro Vercelli, secondo me diamo un bel segnale di continuità per poi affrontare questo finale di girone d'andata dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Bene. Grazie agli ospiti, a Luca Leone in particolare per la prima volta in questa trasmissione quest'anno. E grazie a voi che ci avete seguito da casa. Alle camere un ringraziamento va a Diego Martelli, a Naomi Polidoro per il coordinamento, alla regia sempre impeccabile di Daniele Cinquino, in redazione a Pierluigi Tarquinio e anche a Tatiana Conetti che questa volta ci segue da casa. L'appuntamento come sempre con voi è per giovedì prossimo sicuramente sarà una trasmissione particolare, un evento particolare che è quello della presentazione del nuovo stadio. A Pescara ci saranno il presidente del CONI Giovanni Malagò, Andrea Abbodi, Giuseppe Marotta, Vialli, e quindi verrà presentato il nuovo stadio, il progetto del nuovo stadio. E poi forse ci sarà un'altra novità, ma ne parleremo in settimana. L'appuntamento come sempre giovedì prossimo alle 21.30 a tutto campo da Rete 8. Buonanotte. Cara, qui si parlerà, chissà che faccia.